L'obiettivo del coordinamento nazionale 9 dicembre di coagulare e organizzare l'esasperazione e il malessere degli italiani si è realizzato a Lecce nel giorno del corteo che chiude la prima settimana di sit-in al Foro Boario. Mentre la manifestazione autorizzata, scortata dalle forze dell'ordine, inizia a muoversi dal rondò all'ingresso della città, un gruppo di indignados, una quarantina di persone, prevalentemente artigiani e piccoli imprenditori ma anche pensionati e disoccupati, armato di tricolore e con mezzi pesanti posti al lato della carreggiata, blocca in entrambi i sensi di marcia la Lecce Maglie all'altezza del centro commerciale di Cavallino, rallentando sensibilmente il traffico in una giornata già calda sul fronte dello shopping natalizio. Devono capire che si deve finire questa storia, la politica deve capire che questa storia deve finire. Punto. Volete che il governo vada a casa? E basta. Altre lezioni, altre situazioni, questi non ci servono, stanno facendo tutto per loro, punto. Siamo stanchi tutti quanti, ecco, basta. Stesse motivazioni, medesimi toni di chi sfila fra le vie del centro cittadino. No, mandiamoli a casa, sti politici, a casa! Il 18 dicembre scendete anche voi in piazza a Roma con noi. A fine percorso i manifestanti del coordinamento si uniranno al presidio spontaneo sulla statale 16, decisi a trascorrere lì la notte e a non mollare.